L'Inter mette KO il Venezia per 2-0, ma soprattutto è l'Inter che continua a collezionare successi ad accorciare la classifica. Decisivi in questa partita i gol di Çalhanoğlu e il rigore di Lautaro che finalmente torna a segnare. Decisive le prestazioni di giocatori ormai importantissimi per noi come Brozovic e Perisic. Nel complesso bene tutta la squadra, voto generale 7. Top 3. Brozovic, 7. E il nostro regista, si sa, è lui che disegna il gioco, è lui che muove in fase offensiva, ormai è quasi impeccabile in ogni partita. Çalhanoğlu, 7. Anche per lui 7 in pagella perché gioca un solo tempo, ma è fondamentale per regalarci un gol bello ed importante, ma soprattutto per mostrarci il suo stato di forma. Çalhanoğlu partita dopo partita rende sempre meglio. Dopo il derby è un giocatore diverso, un Çalhanoğlu totalmente diverso. È sempre più spinto in fase offensiva ed è importantissimo per la manovra e l'attacco. Di grande sostegno per i compagni, infatti credo che Çalhanoğlu stia sempre più dentro il progetto tattico di Inzaghi, meno nel suo ruolo da centrocampista e sempre più in fase offensiva. Siete d'accordo con me? Cosa ne pensate? Scrivetemi nei commenti il vostro pensiero su Çalhanoğlu e se pensate sia il ruolo giusto per lui. Darmian, 7. L'Inter che stiamo vedendo ultimamente ha delle certezze ed è quello che tutti noi tifosi stavamo aspettando. Matteo Darmian è una di queste garanzie. È un giocatore che dà tantissimo, dal 100% di sé ad ogni partita e anche questa volta l'ha dimostrato. Sulla fascia destra è veramente un motore di grande valore e infatti esce proprio per un problema muscolare da affaticamento. Flop 3. Dzeko, 6. Prestazione sufficiente per il bosniaco, non come le altre volte, ma di certo non possiamo lamentarci. Correa, 5,5. Tra i meno pericolosi in questo match e tra quelli meno in mostra. Vecino, 5,5. Entra per poco tempo, ha poco tempo in campo e sprega un contropiede importante. Inzaghi, 7+. Prepara la partita bene e vince lottando con il giusto atteggiamento e con tanta fase offensiva. Continuiamo a collezionare successi anche in campi difficili. La sua Inter è una nuova Inter, si sa, e comincia a far vedere di che pasta è fatta, comincia a farci sognare un po'. Siamo a pochissimi punti dalla vetta della classifica, ma è ancora il momento di mantenere i piedi per terra e continuare a collezionare punti e successi. Quest'Inter ce la può fare perché è un Inter che comincia a darci grandi certezze. Ci sono dei giocatori che sono ormai dei pilastri fondamentali per la nostra rosa. Noi continuiamo a tifare, abbiamo subito un altro turno mercoledì contro lo Spezia ed è ancora il momento di fare punti. Quindi forza Inter e la prossima volta con le pagelle!